Oltre 200.000 visitatori attesi, 12 padiglioni che racchiudono tutte le novità di camper, caravan, veicoli recreazionali e accessori. Non solo una semplice manifestazione, ma una gran festa che si conferma come l'evento più importante nel panorama europeo di inizio stagione. Questo è il Caravan Salon 2018. Un legame, quello tra Nisman Bischoff e il mondo dell'automotive, che si fa anno dopo anno sempre più forte, dal punto di vista del design, delle colorazioni esterne che derivano direttamente dalle principali e più lussuose case automobilistiche europee, nonché dal punto di vista della sicurezza attiva e passiva durante la marcia. Dopo l'introduzione, infatti, lo scorso anno sulla gamma ammiraglia flare delle SP, il doppio airbag, il pedale del freno collassabile, nonché una nuova cabina di guida sviluppata per superare i più severi crash test, per il 2019 flare propone un nuovo sistema di sospensioni autolivellanti VB Active Air. In particolare, la gamma flare si arricchisce di un nuovo modello che si posiziona al vertice della sua offerta, il 920 EK. Un veicolo che sviluppa in 927 cm di lunghezza i richiesti letti gemelli posteriori su garage, abbinati alla nuova dinette face to face composta da due divani contrapposti e tavolo centrale, affiancata da un nuovo mobile bar con frigorifero integrato. Centralmente sono invece collocati i servizi, formati da un ampio ed ergonomico blocco cucina fronteggiato dalla nuova colonna frigoforno Tech Tower 10 e la sala da bagno in stile wellness. Tipologia di bagno, quest'ultima che viene ripresa anche nei due nuovi modelli che vanno ad arricchire l'offerta di Motoro Marto, l'88LF e l'88B, quest'ultimo che viene svelato in anteprima qui al Caravan Salon di Düsseldorf. Il nuovo Arto 88B in particolare sviluppa su 876 cm di lunghezza il layout dei letti gemelli posteriori su garage, adottando per l'appunto il nuovo bagno wellness che prevede sul lato sinistro il locale toilette separato affiancato dall'armadio e fronteggiato sul lato opposto da un moderno mobile lavabo e un box doccia di stile domestico. La parte anteriore dell'abitacolo è invece occupata dalla cucina dallo sviluppo lineare fronteggiata dalla già citata colonna frigo-forno Tech Tower 10 e da un ampio soggiorno integrato con la cabina che sviluppa la particolare conformazione bar. 10 metri di lunghezza, base meccanica del Mercedes Actros e interni votati al lusso, all'eleganza e allo stile. Questo è l'essenza del nuovo Concorde Centurion 990 MI. Riprendendo lo stile degli interni che da qualche anno caratterizza i veicoli della gamma Centurion, il nuovo arrivato propone un ampio lima anteriore sempre in versione bar con un ampio divano laterale, cucina centrale, servizi in stile roundabout con WC e affiancato da un grande mobile lavabo e box doccia sul lato opposto e una grande camera posteriore, una vera e propria suite formata da un letto matrimoniale centrale a penisola nella cui porta inferiore il classico garage dedicato ad ospitare una piccola autovettura, qui lascia il posto a un ampio gavone per caricare moto, quad, biciclette o quant'altro. Un marchio che possiamo definire ancora giovane nel panorama dei veicoli recreazionali, ma che da qualche anno presidia con grande successo la fascia premium del mercato. Parliamo di Morello, che per la nuova stagione presenta una versione completamente rivista nella veste esterna dei suoi prestigiosi Palace, che ora riprendono la linea dell'ammiraglia Empire. Novità quelle concernenti la nuova linea esterna dei rinnovati Palace, che proseguono anche nello specchio di coda, con l'adozione di un nuovo spoiler superiore caratterizzato da elementi orizzontali che riprendono la verniciatura esterna del mezzo, abbinato a parte di elementi neri che integrano le luci del terzo stop e quelle di posizione. Se per il 2019 i nuovi Palace si presentano sotto una veste completamente rinnovata all'esterno, resta invariata invece la loro essenza e i loro interni, disponibili sempre in due varianti di mobilio, una più chiara e una più classica ed elegante, e 11 layout volti a soddisfare le esigenze della coppia o della famiglia in cerca del massimo spazio e comfort di bordo. Dopo la presentazione la scorsa stagione dei nuovi Line Signature, caratterizzati da un'estetica molto più snella e automobilistica e da quest'anno dotati dell'innovativo sistema Smart Vision che sostituisce i classici specchietti retrovisori con 4 telecamere ad alta definizione, per il 2019 le Voyageur ridisegna completamente anche la sua gamma Liner. Debutta in anteprima qui al Caravan Salon di Düsseldorf il modello 9.3 QD Car, un veicolo lungo 930 cm e allestito sulla base dell'Iveco Daily, che offre nella parte posteriore una grande camera da letto composta da un letto matrimoniale a penisola centrale posizionato su un garage, in questo caso adibito a trasportare un'auto, anticipato da una grande sala da bagno che conta un locale WC indipendente fronteggiato da un box doccia completamente separato.
Arrivata a celebrare i 30 anni della produzione del primo veicolo motorizzato, Knaus affronta il 2019 con un'importante novità. Introduce infatti una gamma inedita chiamata Avanti E-Plus, che adotta una particolare motorizzazione, il MAN TGE. Una motorizzazione moderna sia dal punto di vista dei propulsori che della sicurezza, infatti annovera di serie tutti i più moderni dispositivi di sicurezza attiva e passiva durante la guida, nonché la possibilità di scelta tra tre tipi di trazione, anteriore, posteriore o integrale 4x4. Due sono attualmente i veicoli disponibili a catalogo di questa nuova serie. Il più corto, 650 MEG, che offre su 699 cm di lunghezza i comodi letti gemelli posteriori su garage, e il più lungo, 700 mF, che svilupperà la pianta del comodo letto alla francese. Novità anche per quanto concerne il frontale delle gamme di motorhome Sanee e Skye, che ricevono ora una linea più aggressiva automobilistica formata da elementi cromati abbinati a parti laccate nero lucido. Debuttano qui al Caravan Salon di Düsseldorf due modelli in particolare della gamma Skye: il già conosciuto e apprezzato 700 LEG, che sviluppa su 748 cm la pianta dei letti gemelli posteriori su garage, e il 700 LX, che condivide la stessa zona giorno formata da una semi dinetta L integrata con la cabina di guida, cucina ergonomica sempre ad L con frigorifero a colonna e toilette passante, ma proponendo un letto centrale nautico a penisola su garage. Knaus non è solamente sinonimo di veicoli motorizzati, ma ha da sempre a catalogo un'ampia gamma di caravan. Per la nuova stagione si concentra in particolare nel restyling completo sia interno che esterno delle due serie di punta, la Sport e la Sudwind. In occasione del Caravan Salon debutta in anteprima il modello 650 PXB, una caravan lunga 861 cm e larga 2,5 m, che sviluppa nella parte posteriore una vera e propria camera da letto, formata da un matrimoniale centrale a penisola posto però trasversalmente al veicolo, affiancato da una grande sala da bagno che occupa l'intera parte di coda della caravan. La serie Sport viene presentata quest'anno nella particolare versione denominata Silver Selection, che conta una dotazione di serie particolarmente completa e si arricchisce di una maxi caravan biasse denominata Sport 650 UDF, che sviluppa sempre in 861 cm di lunghezza e 2,5 m di larghezza esterna, un layout che si propone adatto sia alla famiglia sia alla coppia in cerca di spazio e comodità. Se pensiamo ai termini lusso, eleganza, raffinatezza dell'universo caravan, non possiamo non pensare a Tabbert, un marchio storico che ha da sempre proposto veicoli di prestigio. Il 2019 si concentra principalmente sulla gamma Vivaldi, che riceve un interno completamente inedito, che viene però arricchito da ulteriori elementi. Parliamo di una porta d'ingresso a larghezza maggiorata, oppure del nuovo frigorifero d'apertura bilaterale, accessibile sia dall'interno sia dalla veranda. Particolarmente interessante per il mercato italiano risulta però essere la gamma Da Vinci, quest'anno proposta anche nell'edizione limitata Finest Edition. Particolarmente ricca la dotazione offerta di serie, che annoverano accessori come la televisione, le luci d'ambiente a LED oppure nuovi materassi comfort con uno strato di gel d'acqua al loro interno. Il 2019 di Imer è sotto la stella del nuovo Mercedes-Benz Sprinter. Viene infatti introdotta una nuova gamma chiamata B-Class Modern Comfort, che si compone di 4 motorhome, 4 profilati classici, 2 profilati con letto basculante, che adotta per l'appunto la nuova base meccanica della casa di Stoccarda, nella versione con trazione anteriore e abbinata al nuovo chassis Alco SLC. Un telaio quest'ultimo sviluppato da Imer con l'obiettivo di ridurre la massa a vuoto del veicolo e di creare un doppio pavimento passante che consente di ospitare gavoni, serbatoio dell'acqua e parte dell'impiantistica, mantenendo comunque l'altezza esterna dei veicoli entro i 3 metri. Dopo la presentazione dei primi esemplari durante i meeting estivi, debuttano qui al Caravan Salon di Düsseldorf ben 5 nuovi modelli. Partiamo dai due motorhome, quelli di dimensione maggiore, con lunghezza pari a 739 cm, sono i B-Class Modern Comfort I680 e I690. Condividono la medesima zona giorno servizi, formata da una semi dinette L integrata con la cabina e coadiuvata da un divanetto laterale, cucina centrale sempre della forma L dotata di frigorifero colonna e bagno con box doccia indipendente. Diverse invece le soluzioni destinate alla zona notte, il primo con letti gemelli su garage e il secondo con letto centrale nautico sempre su garage. Debutto assoluto anche per il profilato con basculante B-Modern Comfort T680, che si caratterizza per un particolare e pronunciato cupolino anteriore realizzato in vetro resina, caratterizzato da un rialzo del tetto destinato ad ospitare l'alto basculante, così da aumentare l'altezza utile all'interno della zona giorno. L'allestimento di questo veicolo prevede letti gemelli in coda su garage,
bagno con box doccia completamente indipendente, cucinelle dotate di frigorifero e colonna e semidinetta integrata con la cabina di guida in una lunghezza complessiva di 739 cm. Per quanto concerne invece i profilati classici, fanno la loro prima apparizione il B-Class Modern Comfort T580, il più piccolo lungo 699 cm, con letti gemelli in coda su garage, cucina lineare, bagno in un unico ambiente e semidinetta anteriore, affiancato dal più lungo B-Class Modern Comfort T690, che propone in 739 cm il layout del classico matrimoniale centrale nautico su garage. Tra i profilati compatti debutta invece il piccolo Axis T374, un veicolo in grado di offrire in soli 599 cm di lunghezza e 222 cm di larghezza i comodi letti gemelli posteriori su garage. Il nome non è di certo nuovo, ma nuova invece la meccanica di base. Viene presentato in pole position qui al Caravansaro di Düsseldorf, l'apprezzato Imercar Grand Canyon S allestito ora sull'ultima versione del Mercedes-Benz Sprinter. Lungo 593 cm, caratterizzato dal classico matrimoniale trasversale posteriore, è possibile richiederlo con trazione posteriore oppure con la trazione integrale 4x4. Un nome che è divenuto ormai un simbolo in casa Volkswagen, un nome che ha da sempre identificato i classici veicoli polivalenti allestiti su Volkswagen Transporter. Sempre sotto questo stesso nome nasce ora un nuovo progetto, chiamato Gran California, che trae la sua origine dal concept presentato qui la scorsa stagione. Due i modelli ora disponibili allestiti sulla base meccanica del moderno Volkswagen Crafter con tetto alto fisso. Parliamo del Gran California 600, lungo 5,99 m, che offre il classico matrimoniale trasversale in coda, e del Gran California 680, lungo per l'appunto 6,80 m, che offre i comodi letti gemelli su ampio gavone sottostante. Uguale la parte anteriore riservata a entrambi i modelli, contraddistinta da un semidinetto integrata con la cabina di guida, da un blocco cucina lineare e da un bagno completo di WC, doccia e lavabo. Interessante poi la possibilità di poter richiedere in opzione un ulteriore letto basculante che porta a 4 i posti letto disponibili. Da un lato la nuova gamma di profilati entry-level Cosmo, dall'altro la gamma di motoroba ammiraglia Creos. Leica sceglie il palcoscenico di questo caravansalo di Düsseldorf per presentare in anteprima il suo nuovo Leica Creos 8012, un motorhome lungo 829 cm allestito sulla robusta meccanica dell'Iveco Daily da 70 quintali, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti. All'interno è presente una vera e propria camera padronale in coda formata da un letto nautico centrale posizionato su garage e anticipato da un bagno passante con box doccia di dimensioni domestiche completamente separato. Completano poi l'allestimento una cucina sviluppata ad L con piano realizzato in Corian e completa di frigorifero colonna e forno a gas e un ampio living anteriore formato da una semidinetta L integrata con la cabina di guida, divanetto laterale con piastra porta TV integrata nello schienale e tavolo centrale. Debutto assoluto anche per il nuovo frontale destinato alla gamma di motorhome Creos, ora dalle linee dal design più automobilistiche e più aggressive. Terza stagione per Etrusco, giovane brand del gruppo Imer, che si affaccia al 2019 con una grande novità, il motorhome i6009QB. Un veicolo che sviluppa in 699 cm di lunghezza il comodo layout del letto matrimoniale a penisola posteriore, abbinato a un bagno passante con box doccia completamente indipendente. Completano poi l'allestimento un'ergonomica cucina L dotata di frigorifero colonna e una semidinetta interiore coadiuvata da un divanetto laterale. Per la nuova stagione la gamma Etrusco si arricchisce delle più prestigiose finestre con telaio in alluminio filo carrozzeria e di ulteriori elementi e retroilluminazioni a LED a favore dell'ingresso e posizionati tra blocco cucina e la dinetta anteriore. Si chiama Distinction e rappresenta la gamma fiero all'occhiello di casa Rapidò. Per il 2019 è stato oggetto di qualche piccolo miglioramento estetico con l'introduzione di nuovi elementi di colore nero nella calandra anteriore e nella parte superiore dello specchio di coda e presenta due nuovi modelli che si posizionano agli estremi opposti della sua offerta. Il più piccolo, il Distinction i86, offre in 724 cm di lunghezza il layout del matrimoniale centrale posteriore a penisola variabile in altezza, posizionato su garage e abbinato alla sempre più in voga dinette face to face, composta da due divani contrapposti, tavolo centrale e integrato con la cabina di guida. Al vertice dell'offerta troviamo il modello i1090, un motorhome lungo 899 cm che offre una vera e propria suite padronale in coda formata da un letto a penisola posizionato su garage e regolabile elettricamente in altezza e una grande sala da bagno passante. La parte anteriore si completa con un maxi living formato da una semidinetta L con lungo divano laterale e tavolo centrale e un'ergonomica cucina completa addirittura di un mobiletto dedicato alla macchinetta del caffè
e dotata di frigorifero a colonna. Da segnalare poi l'adozione di serie del riscaldamento con vettori ALDE e della batteria a servizio a litio da 90 A. È il brand del gruppo Rapido, da sempre specializzato nella produzione di motorhome caratterizzati da un particolare rapporto qualità-prezzo. Parliamo di Tineo. In particolare per il 2019 propone un veicolo che offre una rivisitazione della pianta del classico matrimoniale trasversale in coda su garage. Parliamo dell'Itineo TC740, che prevede una vera e propria anticamera posteriore composta da un bagno con box doccia separato al suo interno e una grande cabina armadio servita da due ante scorrevoli. La collezione 2019 di Carrado ha come missione quella di offrire al cliente finale una scelta, una varietà sempre maggiore nel segmento dei van. Due sono per ora le varianti disponibili, i più classici, economici e competitivi VLO e i più completi, raffinati e equipaggiati VLO Unlimited. Le novità di casa Carrado interessano anche la gamma di motorhome, con l'introduzione di un nuovo modello che per la nuova stagione verrà proposto esclusivamente per il nostro mercato nella più rifinita ed elegante versione Motion, caratterizzata da una livrea esterna color silver metallizzato. Si chiama Carrado I339, è lungo 699 cm e ha un peso in ordine di marcia contenuto in 2890 kg. Offre un layout composto da un letto posteriore centrale a penisola con bagno con box doccia completamente indipendente, completato da una cucinella dotata di frigorifero e colonna e da un living anteriore formato da una semidinettelle con tavolo centrale e divanetto laterale. Un posizionamento sempre più forte e consolidato quello di Cartago, nelle fasce alte e premium del mercato, con un'offerta completa che conta per il 2019 ben 56 differenti modelli. In particolare fa il suo esordio proprio qui al Caravan Salo di Düsseldorf il nuovissimo Liner Full Flow 53L allestito su base Fiat Ducato, un motorhome lungo 853 cm con doppio asse posteriore, destinato alla coppia in cerca di comfort e abitabilità interna. L'interno è caratterizzato per l'appunto da un maxi living posteriore formato da una semidinetta a forma di G con tavolo centrale posizionato su un maxi garage sottostante adibito al trasporto di uno scooter. Centralmente sono invece posizionati i servizi con un ergonomico blocco cucina dalla forma piuttosto lineare e completo di frigorifero a colonna e un bagno passante con box doccia completamente indipendente. Una delle particolarità di questo veicolo risiede proprio nella sua parte anteriore, dove è presente un grande letto basculante formato da due letti gemelli singoli con accesso facilitato. Uno dei best seller di casa Cartago, per l'appunto la gamma Chic C-Line, riceve per la nuova stagione una veste completamente nuova. Se anteriormente viene riconfermata la calandra introdotta qualche stagione fa, le nuove serigrafie laterali con una grande C che risalta nella fiancata e che richiama per l'appunto il nome Cartago portano a un inedito specchio di coda. Questo abbandona completamente la costruzione classica formata da pannelli sandwich a favore di un monoblocco unico in vetro resina, donando un look più aggressivo e più dinamico grazie a una serie di forme e scalfature a U. Superare il classico concetto di van e trasformare la sua zona giorno in un ambiente arioso e luminoso è la missione per il 2019 per molti produttori di veicoli ricreazionali. Ecco che Malibu, brand giovane del gruppo Cartago, propone i nuovi Charmin GT, due veicoli su lunghezze di 599 e 636 cm che eliminano il classico padiglione fisso sopra la cabina di guida a favore di uno scenografico cupolino panoramico e una perfetta continuazione stilistica dei pensili. Debutta in occasione del Caravan Salo di Düsseldorf il nuovo Charmin GT 600 DB, la versione più corta di questa nuova gamma che riprende in pieno gli interni e lo stile degli apprezzati Charmin, proponendo però una nuova e completamente rinnovata concezione la zona giorno. Quindi spazio al classico matrimoniale trasversale in coda, ai servizi centrali formati da un bagno con box doccia trasformabile e una cucina lineare e un vero e proprio open space anteriore. Dreamer si affaccia al 2019 con due importanti novità. Innanzitutto introduce il scenografico tetto panoramico nel conosciuto e apprezzato Dreamer Select D55, introducendo la più rifinita e completa versione Plus. Inoltre, Dreamer cerca di superare i classici limiti di spazio e abitabilità interna tipici di un van, proponendo un veicolo che riprende tratti salienti dei classici profilati. Si chiama Campervan XL e propone su 636 cm di lunghezza un grande living anteriore formato da una semidinettelle con tavolo centrale integrata con la cabina, cucina lineare dotata di frigorifero a colonna e bagno passante completamente isolabile con box doccia indipendente. Quattro sono infine i posti letto sempre pronti, formati dal classico matrimoniale trasversale in coda e da un letto basculante discendente sopra la zona giorno.
Weinsberg affronta il 2019 con una gamma di van completamente rivista negli spazi, nel design e nell'ergonomia interna. Le due conosciute gamme di furgonati Carratour e Carabus sono posizionate ora sul medesimo livello e offrono i medesimi equipaggiamenti di serie e gli stessi layout interni. Si differenziano però per lo stile del mobilio, più classico nei primi e più moderno nei secondi. New entry per il modello Carratour o Carabus 600ME, un veicolo allestito su base Fiat Ducato lungo 599 cm che offre in coda i comodi letti gemelli e con accesso facilitato, abbinati al nuovo studio del locale bagno, cucina lineare e semi-dinette integrata con la cabina dotata del nuovo tavolo Comfort Entry senza gamba fissa che permette un miglior comfort ai passeggeri posteriori sia durante la marcia sia durante la sosta. Un segmento, quello dei veicoli furgonati, che sta ricoprendo un ruolo di primaria importanza anche all'interno del gruppo Knaus Tabert. La scorsa stagione Knaus ha introdotto un nuovo concetto, quello del CUV, il Caravanning Utility Vehicle, un veicolo che racchiude in sé i concetti di design, sicurezza, comfort, facilità di guida propri e degni di una vera auto di lusso. Quest'anno si presenta qui al Caravan Salo di Düsseldorf con due concept innovativi allestiti su base MAN o Fiat Ducato che rispecchiano appieno questi valori. Un furgonato conosciuto e di prestigio. Un furgonato caratterizzato dall'utilizzo di materiali di alta qualità, dalla cura nel minimo dettaglio e dal design moderno, che si presenta qui al Caravan Salon Düsseldorf 2018 sotto una veste completamente nuova. Parliamo della Strada Regent S. Lungo 593 cm adotta per l'appunto la nuova base meccanica del Mercedes Sprinter V907. Al suo interno offre il classico layout del letto matrimoniale trasversale in coda, servizi centrali composti da una cucina lineare affiancata dalla classica colonna frigorifero armadio e fronteggiato dal vano toilette, dall'accesso particolarmente facilitato grazie a due porte battenti. Anteriormente è infine presente una semi-dinette integrata con la cabina di guida. Per il 2019 PLA accentra la sua produzione nella gamma Etti, ora profondamente rivista nello stile, negli arredi, nelle dotazioni, nonché dal punto di vista tecnico, e ampliata con alcuni nuovi modelli. Nuove sono infatti le grafiche esterne, come nuovo è anche il cupolino anteriore, ora realizzato interamente in vetroresina. Da segnalare inoltre l'adozione del nuovo pavimento realizzato in fibroplast, un materiale che vanta ottimi coefficienti in fatto di peso e coibentazione. New entry per il più corto Happy 385, che offre in 695 cm di lunghezza, i comodi letti gemelli posteriori su garage. Centralmente sono invece collocati i servizi, formati da una cucina lineare dotata di frigorifero colonne e da un locale toilette di nuova concezione, con un grande box doccia al suo interno separabile tramite porte in metacrilato. Anteriormente invece si sviluppa una classica dinette integrata con la cabina di guida. Tra i profilati di dimensioni maggiori, sempre dotati di letto basculante anteriore e movimentazione elettrica, fa il suo ingresso il nuovo Happy 397, un veicolo che offre su 740 cm di lunghezza un comodo letto matrimoniale in coda centrale nautico posizionato su garage, abbinato alla nuova dinette face to face composta da due divani contrapposti integrata con la cabina di guida e servita da un tavolo centrale. Protagonista indiscussa per la nuova stagione JT Line è sicuramente la gamma Terry, oggetto di profonde rivisitazioni. Oltre ad alcuni aggiornamenti agli arredi interni, questa gamma riceve un nuovo cupolino anteriore realizzato sempre in vetroresina e un nuovo e più moderno specchio di coda, nonché nuove sono anche le serigrafie esterne. In particolare nella gamma di profilati Terry si segnalano due new entry, parliamo del T32 e del T34, due profilati lunghi 699 cm, disponibili sia con sia senza letto basculante anteriore. Medesima su entrambi è la zona giorno e servizi, composta da una semidinette con divano L, divanetto laterale e tavolo centrale, cucina sempre della forma L dotata di frigorifero a colonna e bagno con doccia completamente separata. Cambia invece la camera da letto posteriore, letti gemelli per il T32 e letto centrale nautico per il T34, entrambi posizionati su gavone garage. In occasione del suo 40° anniversario, Rimor decide di rinnovare completamente la sua immagine. Nuovo logo, ora dalle fattezze molto più moderne, e nuove grafiche esterne. L'azienda toscana affronta poi il 2019 introducendo anche alcune novità a livello di layout. Ne è un esempio il SIL 50, un mansardato dalle dimensioni generose, in grado di offrire ben 6 posti letto sempre pronti e altrettanti omologati per il viaggio. Si caratterizza infatti per la presenza di ben 4 lette castello longitudinali in coda, con bagno centrale, e un maxi living anteriore formato da due grandi divani ad L con tavolo centrale. Un veicolo che presenta misure esterne tipiche dei furgonati, quindi 599 cm di lunghezza e 205 cm di larghezza, ma spazi interni, abitabilità e stivaggio tipici invece di un veicolo profilato,
parliamo del City Twin dell'allestitore italiano Wingham. Un mezzo realizzato come da tradizione utilizzando una monoscocca in vetroresina si rivolge alla coppia dinamica in cerca di un veicolo compatto, agile e maneggevole. Al suo interno si caratterizza per la presenza di una camera posteriore formata da due comodi letti gemelli bassi con armadio e guardaroba al centro, mentre nella parte anteriore ecco una semi-dinette integrata con la cabina di guida fronteggiata da un blocco cucina lineare. È un celebre marchio tedesco che da oltre 25 anni è specializzato nella produzione di soli van. Parliamo di Porsche, che assieme al brand gemello Globecar si affaccia al 2019 apportando alcune migliorie alle sue variegate gamme e introducendo un nuovo modello. Si chiama Roadster o Globestar 640 SG. Si tratta di un furgonato lungo 636 cm che supera i limiti della sua categoria. Ecco infatti una semidinetta L integrata con la cabina di guida e coadiuvata da un comodo divanetto laterale e servita poi da un tavolo centrale. Alle sue spalle si sviluppa l'ampio blocco cucina affiancato dalla classica colonna frigo armadio fronteggiata da un particolare vano toilette. Questo infatti non presenta alcun gradino in quanto non è presente un box doccia al suo interno, ma due porte apribili che, chiudendo il corridoio, permettono di fissare a pavimento un piatto doccia circolare amovibile. Infine, la parte posteriore è occupata dal classico letto matrimoniale trasversale. È possibile avere due comodi letti gemelli in coda in un furgonato lungo appena 541 cm? La risposta arriva da Clever con il suo particolare Forzu 540. È uno dei veicoli più compatti presenti in gamma, che presenta una grande dinetta a ferro di cavallo in coda con tavolo centrale e gamba battibile. Nella parte centrale invece trovano posti servizi, composti da una cucina lineare posta a sbalzo sul portellone e fronteggiata da un particolare vano toilette, con un box doccia completamente separabile. Per il 2019 Chausson Rivoluzione semplifica la sua offerta di motorhome. Ora, quattro modelli distribuiti su due lunghezze differenti, 699 e 747 cm. Tra i più corti debutta il nuovo Exaltis 6037GA, un veicolo che offre letti gemelli in coda su garage, semi-dinette L integrata con la cabina di guida e servizi centrali composti da un bagno passante con box doccia indipendente e cucinelle dotate di frigorifero a colonna. Tra i veicoli maggiori invece viene introdotto il nuovo Exaltis 7068, che riprende la pianta del suo predecessore, quindi letto matrimoniale posteriore nautico su garage variabile in altezza, dinette face to face, bagno con box doccia indipendente, cucina centrale con frigorifero a colonna, ma offre ora un maxi matrimoniale posteriore da ben 160 cm di larghezza. Pilot affronta un 2019 all'insegna dell'evoluzione, forte della sua ampia offerta e altamente personalizzabile. Debuttano anche tra i modelli della factory francese le nuovissime dinette face to face, una pianta riservata alle dimensioni maggiori oltre 740 cm, proponendo soluzioni con letti gemelli o letto centrale nautico a penisola. In particolare vengono presentati qui al grande pubblico al Caravan Salò di Düsseldorf i due motorhome caratterizzati da letti gemelli in coda su garage, parliamo del Galaxy 740 GJF e del Galaxy 741 GJF. Entrambi condividono la medesima disposizione interna, ma si differenziano per il telaio dotato. Il primo è su Fiat Ducato con telaio camping car special a carreggiata posteriore allargata abbinato a un doppio pavimento tecnico e il secondo su telaio Alco con doppio pavimento passante. Completano poi l'allestimento un bagno passante dotato di box doccia completamente separato, una cucina che accennano a forma L rivolta verso il living in modo tale da creare una zona d'ingresso molto più ampia e spaziosa e la già citata dinette face to face integrata con la cabina grazie alle poltrone girevoli e formata da due divani contrapposti e tavolo centrale. Novità assoluta per il 2019 introdotta sull'intera gamma Pilot è la sostituzione del classico pannello di comandi con un tablet multifunzione. Franchia guarda al futuro con una completa evoluzione tecnica dei propri prodotti, presentandosi per il 2019 con un frontale completamente nuovo per le gamme di motorhome F-Line e Titan e una riprogettazione totale della gamma ammiraglia dei profilati MLT. Questi infatti adottano ora la base meccanica del nuovo Mercedes-Benz Sprinter V907 e un nuovissimo cupolino anteriore. Debutta in anteprima qui al Caravan Salò di Düsseldorf il nuovissimo T7004QD, un profilato lungo 777 cm dedicato alla coppia in cerca del massimo comfort di bordo e massima abitabilità interna, con una massa a pieno carico totale pari a 5 tonnellate. Al suo interno sviluppa poi il classico layout del letto matrimoniale posteriore a penisola su garage, servizi centrali con bagno con box doccia completamente indipendente, cucina L completa con frigorifero a colonna e maxi living anteriore integrato con la cabina di guida. Grandi novità in casa Detlefs per il 2019, a partire dalla gamma d'accesso Trend. Questi ricevono nuovi e ridisegnati interni, ora dalle forme più moderne e piacevoli, e un nuovo frontale per la gamma di motorhome che riprende il family feeling della casa Disney.
Tra i modelli posizionati al vertice dell'offerta di Integrali Trend troviamo l'i7057 DBM, un veicolo lungo 739 cm che offre al suo interno il comodo letto posteriore a penisola su garage. Ampi spazi sono poi destinati alle altre parti dell'abitacolo, con bagno con doccia completamente indipendente, ergonomica cucina L dotata di frigorifero a colonna e ampio living anteriore integrato con la cabina di guida. Spicca poi per originalità il profilato Trend i6557 DBM, un veicolo lungo appena 660 cm che offre però in coda il comodo matrimoniale penisola su garage. Grazie alla presenza del letto basculante singolo e della possibilità di richiedere in opzione una particolare brandina da posizionare sui sedili anteriori, arrivano a 4 i posti letto per la notte. Centralmente si sviluppano poi i servizi composti da una cucina lineare con frigorifero slim fronteggiata da un locale bagno sviluppato in un unico ambiente. Anteriormente, infine, troviamo una classica semidinette integrata con la cabina di guida. Completamente nuova invece la gamma Pulse, caratterizzata da una linea esterna particolarmente moderna, sportiva e aggressiva, che si compone di 4 profilati disponibili con o senza letto basculante anteriore e 6 motorhome. Seguendo le ultime tendenze del mercato, Detlefs propone qui il Pulse i7051 DBL, un veicolo che adotta in 740 cm di lunghezza la sempre più richiesta e ricercata dinette anteriore face to face, composta da 2 divani contrapposti, tavolo centrale e integrata con la cabina di guida grazie alle poltrone girevoli. Affianca il living anteriore una cucina L rivolta per l'appunto verso il soggiorno, con frigorifero a colonna, bagno con doccia completamente indipendente e letto nautico posteriore su garage. Debutta poi in anteprima qui al caravansalo di Düsseldorf il semi-integrale Pulse T6811 EB, un veicolo lungo 699 cm che offre i comodi letti gemelli posteriori su garage. 3 sono i posti letti offerti grazie alla presenza di un letto basculante singolo, mentre centralmente sono posizionati i servizi, composti da una cucina L dotata di frigorifero colonna e un locale bagno sviluppato in un unico ambiente. Salendo infine al vertice della gamma Detlefs, fa il suo esordio qui al Caravan Salon il nuovissimo Grand Alpa i7820-2, un motorhome biasse lungo 854 cm che riprende il family feeling esterno dei motorhome XLI, riproponendo però il layout interno del fortunato mansardato Grand Alpa. Quindi spazio a un maxi living posteriore a Jeep posizionato su garage e pensato per ospitare fino a 8 persone, letti gemelli anteriori basculanti a movimentazione elettrica e servizi centrali, composti da un bagno passante con box doccia indipendente e un'ampia ed ergonomica cucina. I riflettori di casa Detlefs sono infine puntati verso il futuro, in particolare sulla propulsione elettrica. Ecco che la casa Disney propone la nuova e futuristica Ion Coco, la sua prima caravan dotata di propria forza motrice. Grazie alla presenza di un motore elettrico posizionato sui mozzi e servito da batteria al litio ad alte prestazioni, consente di trasformare la caravan da rimorchio passivo a rimorchio attivo, potendo scegliere anche in anticipo il peso da trainare. Il 2019 di Challenger è nel segno del graffite, una serie limitata proposta in 5 differenti varianti e contraddistinte da pareti color grigio. Proposti in 2 differenti lunghezze, 699 o 719 cm, sviluppano 3 differenti layout, letto gemello su garage, letto centrale nautico variabile in altezza sempre su gavone garage, oppure ampia zona anteriore abbinata a un garage posteriore e una sala da bagno trasversale in coda. Novità che proseguono anche nella gamma di motorhome Sirius. Challenger infatti sceglie il palcoscenico di Düsseldorf per svelare in anteprima il nuovo arrivato, il 2077. Un veicolo lungo 699 cm che sviluppa al suo interno la pianta dei sempre più richiesti letti gemelli posteriori su garage. Completano l'allestimento un bagno passante con box doccia completamente indipendente, cucina centrale dotata di frigorifero a colonna e semidinette L anteriore integrata con la cabina di guida. La scorsa stagione abbiamo assistito al grande ritorno dei motorhome Integra, una gamma che ha permesso a Euromobile di rientrare nella fascia premium del mercato. Debuttano in occasione del Caravan Salon di Düsseldorf i 2 nuovi e inediti modelli che vanno a completare l'offerta Integra. Parliamo del 760 EB e 760 QB, che condividono la medesima zona giorno formata da una semidinette L integrata con la cabina, cucina anch'essa dalla forma L con colonna frigo e bagno con box doccia completamente indipendente, ma che offrono 2 soluzioni completamente differenti per la zona notte: letti gemelli su garage per il primo e letto centrale nautico variabile in altezza per il secondo. Seguendo le orme dei fratelli maggiori Integra, Euromobile per il 2019 lancia la nuova generazione della sua fortunata gamma di motorhome a patente B, Integra Line.
completamente rivisti nell'aspetto esterno, offrono ora un nuovo frontale dalle linee prettamente automobilistiche e dall'aspetto più aggressivo, grazie ad elementi realizzati con la particolare tecnologia RIM e a parti cromate inserite nella calandra anteriore. Completamente nuovo anche lo specchio di coda, composto ora da uno spoiler superiore più pronunciato e un fasciante paraurti inferiore con nuovi gruppi ottici a LED orizzontali. Ampliate anche la gamma di Master Data Activa One, con l'inserimento del nuovo modello 570HS, un mansardato lungo 599 cm che offre 4 posti letto suddivisi tra il matrimoniale classico in mansarda e una dinette a ferro di cavallo in coda trasformabile. Un concept divenuto realtà. È stato presentato in occasione dello scorso salone, sempre qui a Düsseldorf, sotto il nome di XEO Harmony, e quest'anno lo ritroviamo come modello di serie. Si chiama XEO I746 ed è qui proposto in versione limited per festeggiare i 60 anni di produzione della casa di Kelly. 60 esemplari prodotti in questa particolare livrea esterna bicolore per offrire al loro interno, su 765 cm di lunghezza, una particolarissima zona posteriore. Uno scenografico e accogliente living formato da un grande divano L, un mobile bar, tavolino centrale e una particolare finestra stretta e posizionata verticalmente. 4 posti letto totali offerti, suddivisi tra 2 basculanti, uno classico anteriore discendente in cabina e uno più particolare discendente per l'appunto sopra il living posteriore. Dal motorhome al semi-integrale, per la nuova stagione Bustner lancia la nuova gamma di profilati XEOT formata da 4 modelli che è possibile richiedere sia con sia senza letto basculante anteriore. Propongono le disposizioni oggi più richieste dal mercato, dai letti gemelli su garage entro i 7 metri al letto centrale o ancora i letti gemelli su una lunghezza maggiore di 749 cm. Nuova edizione del Caravan Salo di Düsseldorf e il nuovo concept presentato da Bustner. Quest'anno dedicato alla Caravan sotto un nome che non è per nulla nuovo, si chiama Harmony. Un interno completamente moderno, nuovo, rinnovato, di design, che cerca soluzioni volte al comfort di bordo e all'abitabilità interna. Nessun letto fisso, ma solo un basculante discendente sopra la zona giorno. La parte posteriore è occupata da una grande sala da bagno con box doccia di dimensioni domestiche, mentre nella parte anteriore troviamo un completo ed ergonomico mobile cucina, completo di tavolo traslabile, frigorifero dedicato ad ospitare le bottiglie di vino e macchina del caffè integrata. Un marchio italiano come Mobilvetta, sempre attento al design e alle ultime tendenze di mercato, non poteva di certo lasciarsi sfuggire la nuova dinette face to face, composta da 2 divani contrapposti, tavolo centrale e integrata con la cabina grazie alle poltrone girevoli. Ecco quindi il modello K-Yacht Technoline 86 che propone su 744 cm i letti gemelli in coda su garage. Rivoluzionare completamente un brand non è un'impresa facile. Adria ci ha provato con il suo brand entry level. Infatti Sun Living la scorsa stagione ha ricevuto un volto completamente nuovo, sia all'esterno che all'interno. Per il 2019 Sun Living decide di arricchire ulteriormente i propri interni, donando un tocco di eleganza in più grazie alle nuove antine color bianco laccato, ai nuovi piani cucina e del bagno ora di colore nero e ai nuovi rivestimenti in tessuto delle pareti lenti di condensa delle zone giorno, nonché delle imbottiture delle testate dei letti fissi posteriori. È una categoria di veicoli da sempre presente a catalogo Adria. Parliamo dei van. Per il 2019 la Factory Slovena lancia la nuova generazione degli apprezzati e conosciuti Twin. Suddivisa ora in 3 diversi allestimenti denominati Access, Plus e Supreme, vede l'introduzione su questi ultimi del nuovo scenografico cupolino panoramico, che crea un vero e proprio open space interno ispirandosi all'effetto loft e crea una perfetta continuità stilistica del mobilio interno. Debutta in anteprima qui al Caravan Salon di Düsseldorf l'Adria Twin Supreme 640 SGX, un furgonato allestito su base Fiaducato con lunghezza pari a 636 cm che offre una particolarissima soluzione destinata alla parte di coda. Qui è infatti presente un maxi letto matrimoniale basculante a movimentazione elettrica che consente di poter creare un vero e proprio gabone garage inferiore per poter ospitare una moto. Numerosi sono poi i dettagli innovativi, dal nuovo tavolo funzionale dotato di porta bottiglie integrato al nuovo bagno duplex, una soluzione che prevede una parete mobile con lavabo incorporato che consente, grazie alla sua rotazione, di creare una vera e propria doccia separata dotata di erogatore dedicato. Per Roller Team il 2019 è un anno di grandi cambiamenti. Oltre all'introduzione dell'inedita gamma entry-level Kronos dedicata a mansardati e profilati, rivoluziona completamente i conosciuti e apprezzati Livingston. Una versione base comune a tutta la gamma che riceve un nuovo e moderno mobilio interno che può essere reso più elegante e più esclusivo grazie all'allestimento Advance. Una variante che prevede il piano cucina in pietra acrilica e un particolare tavolo multifunzionale a libro capace in viaggio di ripiegarsi in senso longitudinale per offrire maggior spazio ai passeggeri.
Il modello è già conosciuto, si tratta del Livingstone 6, ma viene proposto in anteprima qui al Caravansalo nelle due nuove varianti, quella base e quella Advance. È un furgonato allestito su base Fiat Ducato con lunghezza di 599 cm che offre due comodi letti gemelli in coda e un bagno passante con piatto doccia integrato nel corridoio. Una crescita e un'evoluzione continua hanno interessato Sunlight, giovane brand del gruppo Imer, in questi ultimi anni, che per il 2019 si concentra e rivoluziona la gamma dei Van Cleef. La gamma di furgonati si compone ora di due serie distinte, una denominata Cleef Entry, base, e una Cleef Red Limited Edition. La prima si caratterizza per una nuova grafica esterna, un interno completamente rinnovato, volto alla semplicità ma a spazi ben sfruttati ed ergonomici. Debutta in anteprima assoluta qui al Caravansalo di Düsseldorf il più piccolo della gamma, il Cleef 540, un veicolo che su 541 cm offre il classico matrimoniale trasversale in coda, servizi centrali e semilineta anteriore integrata con la cabina di guida. I secondi invece, i Cleef Red Limited, si rivolgono a coloro che sono in cerca di un veicolo più completo nelle dotazioni offerte di serie e con uno spirito più sportivo e aggressivo, a partire dalla verniciatura esterna color rosso tiziano. Vero cavallo di battaglia della produzione hobby è sicuramente il segmento delle caravan, con un'offerta complessiva che conta ben 56 modelli. La factory tedesca decide poi di presentare in anteprima qui a Düsseldorf la nuova Prestige 540 FU che, come il resto della gamma, viene dotato di una nuova parete posteriore con un avvolgente paraurti che ingloba nuovi gruppi ottici orizzontali e nuovi maniglioni di manovra. Lunga complessivamente 727 cm, si rivolge alla coppia in cerca di spazio e comfort di bordo grazie a un layout che propone un letto matrimoniale alla francese affancato da una sala da bagno con box doccia completamente separato. Per quanto concerne invece il segmento dei profilati, Hobby non rimane di certo indifferente alle nuove tendenze di mercato. Ecco quindi in anteprima il nuovo Optima Deluxe 70 HGQ. Un profilato dalle dimensioni generose pari a 738 cm che offre in coda il comodo letto centrale a penisola su garage variabile in altezza, abbinato alla nuova e sempre più in voga dinette anteriore face to face. Per il 2019 Hobby punta i riflettori sugli apprezzati furgonati Vantana, rivisitando completamente la gamma limitandola ora a due modelli, scelti tra i più richiesti del mercato. Si chiamano Vantana K60 FT, un classico evergreen che propone su 5,99 m un matrimoniale trasversale in coda, servizi centrali e semidiretta integrata con la cabina, e il Vantana K65 AT, che offre la medesima zona giorno, abbinata però ai due comodi letti gemelli in coda. Due nuovi modelli disponibili però in tre differenti allestimenti, denominati rispettivamente On Tour, Deluxe e Premium. I primi presiedono la fascia entry-level del mercato, con un nuovo interno completamente rivisto nello stile e nel design, che abbina tinte chiare del legno alle tonalità del grigio e a pensili bianchi. Cresce poi l'allestimento negli intermedi Deluxe. Cambia anche l'arredo interno, qui in essenza legno più calda e più chiara. Completano l'offerta i più prestigiosi premium, che vantano un interno dal design più raffinato ed elegante, con pensili laccati e numerosi elementi cromati. In tutte e tre le versioni troviamo di serie un frigorifero a compressore. Nell'On Tour e nella Deluxe viene posizionato nella parte terminale del mobile cucina in una posizione tale da poter essere accessibile sia dall'interno del mezzo sia dalla veranda. Mentre nella versione premium troviamo il conosciuto Slimline, progettato e sviluppato appositamente per Hobby da Dometic, inserito all'interno dei pensili della cucina. È un marchio che è da sempre specializzato nella produzione di caravan e che presiede la fascia alta del mercato. Parliamo di Fendt. In particolare nella gamma Bianco Active debuttano due nuovi modelli, la 445 SF e la 515 SFD, due caravan destinate all'equipaggio di coppia, entrambe caratterizzate da una particolare dinette AL che lascia spazio ad angolo a un secondo armadio guardaroba e un mobile TV. La gamma Tendenza si arricchisce in particolare del modello 650 SFD, una caravan di asse lunga 864 cm rivolta sempre all'equipaggio di coppia, grazie a un matrimoniale a penisola posto proprio centralmente alla caravan ma in posizione trasversale, affiancato da una sala da bagno con box doccia separato.